Qualche coro in metropolitana nel tragitto per arrivare allo stadio e un sostegno costante per la propria squadra del cuore lungo tutti i 90 minuti della partita. Così, oltre 2.000 tifosi della Fiorentina hanno seguito i Viola nella difficile e affascinante trasferta sul campo del Tottenham. No, siamo tornati di notte, subito dopo la partita. Tifo nostro splendido, tifo loro così e così, stadio sarebbe meglio del nostro. Due giorni spensierati nella City, nonostante il club inglese avesse messo a disposizione dei fiorentini appena 1.800 biglietti. Per questo la società Viola aveva chiesto e ottenuto di poter disputare l'allenamento della vigilia a porte aperte, visto che diversi tifosi avevano prenotato il volo per Londra senza poi riuscire a trovare i biglietti per lo stadio. E c'è chi è partito perfino da Perugia, approfittando delle offerte delle compagnie aeree low cost. A Firenze siamo partiti, ma in realtà con la macchina fino a Perugia, volo low cost 70 euro all'inizio, 90 un'ora dopo, 110 mezz'ora dopo, qualcuno 150 euro. Sul campo di White Hart Lane è finita 1-1, vantaggio della Tottenham con Soldado e poi pareggio della Fiorentina con il difensore argentino Basanta. Per i Viola, nella bolgia tipica degli stadi inglesi, un buon risultato in vista della gara di ritorno.